Buongiorno Luca, Buongiorno. ci parli del camoscio e del Nabuc? Certo. Ho messo tre pellami, un camoscio su capra, un camoscio su crosta e un Nabuc su vitello. Vi spiego intanto la differenza tra il camoscio su capra e il camoscio su crosta. Bisogna intanto dire che il camoscio è una pelle molto delicata, ma anche molto bella. È fatto sulla parte della carne della pelle. Quindi nel caso del camoscio troveremo sotto il fiore della pelle. Il vitello invece viene spaccato e spesso si confonde le due parti, anche se una delle due parti viene lavorata e viene rifinita molto meglio. Sostanzialmente le differenze perché e per come bisogna utilizzare un camoscio su capra anziché un camoscio su vitello è forse l'aspetto. Il camoscio su capra, essendo una pelle molto più piccola, presenta un pelo bassissimo, scrivente, molto bello. Il camoscio su capra generalmente si usa quando si vuole dare al prodotto finito un aspetto più sportivo e un po' più peloso. Passiamo al Nabuc. Il Nabuc è fatto invece, anziché dalla parte della carne, come il camoscio su capra e su vitello, è fatta dalla parte del fiore. Necessita di pelli molto belle ed ha un aspetto sì molto simile, ma meno scrivente. Adesso ve li metto insieme tutti e tre. Vediamo il camoscio che scrive, peloso, questo ancora più peloso e questo meno scrivente.